saluto a tutti i radioascoltatori. Io sono Ines Fortunato e bentrovati al secondo appuntamento della rubrica Taranto e poi è inserita all'interno del programma Omnibus e quindi oggi parliamo proprio di quali sono gli spunti fuoriuscite dalle settimane sociali dei cattolici italiani che quest'anno si sono svolte appunto nel mese di ottobre a Taranto. Abbiamo avuto qui con noi Don Antonio Panico e oggi abbiamo un altro graditissimo ospite, Marco D'Adamo, che è il coordinatore Buongiorno. dell'Ecomuseo. Buongiorno. Dicevo, il coordinatore dell'Ecomuseo Palù della Vela e del Mar Piccolo di Taranto. Marco, ci diamo del tu proprio per entrare all'interno di quella che è la casa comune, no? Che è uno anche dei principi, se vogliamo, cardine di quello che è stato lo svolgimento delle settimane sociali che quest'anno riguardavano l'ambiente, il lavoro e il futuro. Dunque, l'Ecomuseo è stato scelto appunto come una delle buone pratiche tra quelle presentate alle settimane sociali. Ci spieghi il perché e qual è stato il percorso che ha portato a questa scelta e per te, per voi, che cosa ha rappresentato? Sì, Ines, buongiorno a te. L'Ecomuseo del Mar Piccolo, innanzitutto dobbiamo spiegare bene che cos'è un ecomuseo, altrimenti, insomma, così cerchiamo di far capire a tutti quanti qual è stato il percorso che ha portato all'individuazione di questo luogo identitario all'interno del Comune di Taranto. Innanzitutto, che cos'è un ecomuseo? Un ecomuseo è giusto appunto un luogo identitario, un insieme di relazioni, un luogo importante per il territorio, per la gente che ci abita, perché è un contenitore di relazioni, di storie, tradizioni, un luogo che identifica la storia di quel territorio. E Taranto, che ha un percorso travagliato, insomma, è un percorso che tutta Italia, tutta Europa conosce, è un percorso fatto di una storia industriale, che però oggi vede una sorta di riscatto. È la settimana di cui tu tanto parlavi, questo evento molto importante di cui tanto parlavi, ha dato risalto a questo riscatto, a questo percorso di transizione che Taranto sta affrontando. Una tappa di questo percorso di transizione è proprio quello di riscoprire, rafforzare questo senso di appartenenza ai luoghi, riscoprire la bellezza del proprio territorio. E l'ha fatto anche attraverso l'ecomuseo, ovvero individuando il Mar Piccolo, questo luogo bellissimo, caratterizzato da un grande patrimonio culturale, da un grande patrimonio ambientale, l'ha individuato, l'ha istituzionalizzato attraverso una legge regionale della Regione Puglia che consente di individuare gli ecomusei, istituzionalizzare gli ecomusei e quindi consente di riconoscere questi luoghi, disciplinarli. E al fine di, fondamentalmente le finalità sono due. La prima è quella proprio di valorizzare e conservare il patrimonio paesaggistico che c'è all'interno di questi luoghi. La seconda è quella proprio di, attraverso questa attività di tutela, valorizzazione e promozione, anche aggiungo, di questi luoghi, quello di rafforzare anche il senso di appartenenza della cittadinanza, far sì che la cittadinanza sia parte attiva di questa tutela, di questa valutazione del bene comune, come tu dicevi. Benissimo, quindi vuoi dirci proprio come nasce la storia dell'Ecomuseo di Taranto e perché a questo punto è diventato uno strumento di tutela del paesaggio? Nasce nel momento in contrapposizione proprio, peccato, io, ne parlavamo prima, tu purtroppo non ci sei stata, però chi viene nel Mar Piccolo vedrà che sullo sfondo del Mar Piccolo c'è, ahimè, la ex Ilva di Taranto. E quindi nasce da questo punto, proprio su questa contrapposizione anche geografica, anche visiva. Cioè Taranto non è solo ex Ilva, Taranto non è soltanto acciaieria, Taranto non è soltanto inquinamento. Taranto ha bisogno di, e quindi anche i cittadini di Taranto avevano necessità di individuare qualcosa che valorizzasse il loro territorio e che non lo identificasse solamente con l'acciaieria o con i problemi di inquinamento, ma valorizzasse questa antichissima storia, questa antichissima tradizione, soprattutto quella del Mar Piccolo,
una storia, una piccola, questo contenitore fatto di miti di cultori, di storia che parte dagli antichi romani e arriva dagli antichi greci, anzi, perché Taranto è stata una colonia greca, poi è stata una colonia romana e poi così via, fino ad oggi. E nasce soprattutto, se vogliamo essere proprio pratici, nasce con il contributo di alcune associazioni, il WWF Taranto in particolare, che è stato il promotore e ha avviato questo percorso, ha iniziato questa attività di concertazione con tutti i portatori di interesse insieme al Comunitato, coinvolgendo il Comunitato, ma essendo il WWF Taranto come promotore iniziale. E il WWF ha creato questa mappa di comunità, che è lo strumento più importante operativo per far nascere l'ecomuseo, ovvero ha mappato il territorio, i suoi beni, le relazioni e ha presentato alla Regione Puglia questo progetto, questo percorso, e la Regione Puglia ha riconosciuto questo percorso come un percorso valido, l'ha riconosciuto e ha istituzionalizzato, ha fatto diventare ecomuseo di interesse regionale, l'ecomuseo del Mar. Sì, tu prima hai citato giustamente l'Ilva di Taranto, no? Oggi quando si pensa a Taranto siamo purtroppo portati ad identificarla con quella che è stata la storia appunto dell'Ilva, però io so che voi nell'Ecomuseo avete un punto di forza che riguarda un altro aspetto per cui Taranto è tanto conosciuta, che è la produzione appunto delle cozze. So che avete iniziato con un processo innovativo proprio rispetto alla coltivazione. Mi vuoi parlare un po' delle retine biodegradabili, compostabili? Cosa sono? Come avete Sì. Sì, avuto questa idea assolutamente green e molto appunto innovativa? questo processo di transizione in un comparto così importante per il Comunitato nasce all'interno di questa logica, di questo percorso strategico avviato dal Comune di Taranto e dalle associazioni del Comunitato. Nasce anche questo percorso in collaborazione con i miti di coltori. I miti di coltori di Taranto, purtroppo la mitilicoltura a Taranto è un settore che non gode di ottima salute, anche a causa dell'Ilva, perché dell'ex Ilva, perché purtroppo quando ci furono le problematiche legate all'inquinamento, la diossina venne trovata anche all'interno dei mitili e quindi furono fermate tutte le produzioni, con un grave danno economico per tutti i mieticoltori. Oggi il settore si sta risollevando e nel momento in cui il settore ha provato a risollevarsi, l'amministrazione e il territorio è andato incontro ai mieticoltori cercando di innovare il settore in un'ottica, come dici tu, giustamente in un'ottica green, in un'ottica di transizione ecologica. E l'abbiamo fatto attraverso un progetto che coinvolge poi anche Slow Food Italia, che coinvolge anche la Ditta Novamont e che vede anche la collaborazione di numerosi istituti scientifici che stanno monitorando questo processo, ovvero attraverso la sostituzione delle retine in polipropilene, quindi in plastica, che vengono utilizzate dai mitilicoltori per la coltivazione dei mitili, sostituendole con un materiale compostabile che consentirà di avviare, quindi avviando in questo modo, un progetto di economia circolare. E questo consentirà, insomma, a breve di ottenere, speriamo quanto prima, il presidio Slow Food della cozza nera di Taranto, questa cozza plastic free in qualche modo. Ma al di là dei titoli, al di là dei marchi, quello che noi vorremmo è attivare e concludere questo progetto di economia circolare per dare valore a un prodotto identitario che è quello dei mitili. E ritorniamo quindi al discorso dell'ecomuseo come un luogo identitario, il Mar Piccolo, e quindi cosa c'è di più identitario del Mar Piccolo che la mitilicoltura. Quindi ridare un giusto valore ai mitili e alla loro produzione, al valore anche ai mitilicoltori, quindi al lavoro di queste persone, alle storie, ai racconti e alle tradizioni che loro stessi sono, di cui loro stessi sono testimoni, attori attivi, scusate il gioco di parole.
E poi anche dal punto di vista ambientale, cosa che a noi molto interessa è quello di portare avanti un progetto di economia circolare, ovvero fare in modo che le retine compostabili non diventino un rifiuto, perché oggi purtroppo sulle nostre spiagge, anche da voi, troverete tantissime retine della mietitura sulle vostre spiagge. Quindi diciamo che nel momento in cui si vuole intervenire sul mare di Littera, che è uno dei fenomeni più evidenti della produzione di rifiuti, si possono fare sì raccolte sulle spiagge, no? Si fanno tante iniziative, tante raccolte, ma diciamo, sono sempre dei piccoli palliativi perché in realtà bisogna prevenire a monte la produzione di rifiuti. Ecco, noi stiamo cercando di agire a monte nel processo di lavorazione e di produzione della mietitura, agendo a monte, quindi eliminando a monte il problema, eliminando il rifiuto a monte e sostituendo queste retine con le retine compostabili. E adesso, attraverso un protocollo d'intesa con la Regione Puglia, porteremo le retine compostabili in impianti di compostaggio a Taranto, e lì stiamo facendo alcuni test, però già i primi test ci stanno dando ragione, quindi queste retine diventeranno compost che potrà essere poi utilizzato all'interno dei cicli di gestione del verde pubblico, o verranno date agli agricoltori. Insomma, questo lo stiamo ancora valutando, però il processo diventa sostenibile, quindi la retina compostabile viene prodotta e ritrovata nella terra, senza produzione di rifiuti. Beh, visto anche l'interesse di tutte queste grosse filiere, di questi enti e di queste associazioni, no? Io credo che presto si potrà parlare di un vero e proprio modello Taranto per quanto riguarda questa circolarità appunto verde. E questo è tutto quello che riguarda l'aspetto relativo all'ambiente, ma adesso parliamo del lavoro. Ci vuoi raccontare come è strutturato l'ecomuseo, anche a livello proprio di curiosità, come lo si può visitare, quante persone ci lavorano, quindi quanta opportunità di lavoro ha dato l'istituzione di una bellezza del genere? Purtroppo l'istituzione dell'Ecomuseo è avvenuta in un momento un po' particolare, perché l'Ecomuseo ha come sua finalità quella della promozione. Purtroppo questi sono tempi di Covid, tempi di questo virus, insomma, pandemico, che limita in qualche modo l'interazione, la possibilità di fruizione in maniera condivisa, insomma, del bene paesaggistico. Quello che noi però stiamo facendo, quello che noi abbiamo già fatto, che noi faremo, quindi possiamo più dire quello che farà l'Ecomuseo, è comunque quello di coinvolgere associazioni. Cioè, quello che noi vogliamo fare non è quello di assumere o fare in modo di creare, diciamo, dell'occupazione direttamente, ma l'intento dell'Ecomuseo di Taranto è quello di rafforzare le reti di associazioni sul territorio e far sì che queste associazioni o anche portatori di interesse di natura economica possano giovarsi degli investimenti che il comune fa nel campo della tutela e valorizzazione del paesaggio. Faccio un esempio: noi abbiamo già promosso numerose iniziative che hanno consentito a numerose associazioni di realizzare delle visite guidate sul territorio, di organizzare dei sentieri, di organizzare visite guidate su sentieri sia a mare sia a terra. Quello che noi stiamo facendo adesso è quello di sviluppare anche dei progetti di visita del Mar Piccolo attraverso i mietitucoltori, quindi dando ai mietitucoltori un valore aggiunto, un servizio, diciamo un'economia in più, qualcosa in più che li aiuti a superare, a sopportare, insomma, la difficoltà del loro interesse economico. Ed è proprio questo il progetto che a me piace di più, cioè quello di, quindi se posso, Ines, è proprio quello di creare dei percorsi di valorizzazione del Mar Piccolo sfruttando una categoria svantaggiata come quella dei mietitucoltori, che nel loro piccolo potranno anche diventare dei piccoli imprenditori turistici. Tu hai usato il termine sfruttare, no? Ma so che lo intendevi nel senso di valorizzare, perché questa è una vera e propria arte che purtroppo le giovani generazioni forse vanno un po'
a perdere e a dimenticare. Sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda, ecco, prima tu appunto facevi e dicevi da un lato si vede l'Ilva, dall'altro il Mar Piccolo. Com'è la situazione ambientale nella zona appunto del Mar Piccolo? La situazione ambientale è molto migliorata nell'ultimo tempo. Il Mar Piccolo di Taranto è uno forse dei mari più monitorati al mondo da questo punto di vista. È chiaro che comunque permangono delle criticità. Oggi, per esempio, il Mar Piccolo è fatto da due seni, dal primo seno e dal secondo seno. Il secondo seno, fortunatamente, ha delle acque poco, anzi non inquinate, che consentono per esempio l'allevamento dei mitili e anche la loro vendita e il loro accrescimento senza necessità di una stabulazione. Purtroppo invece il primo seno ancora necessita di alcuni interventi di politica. Proprio in questi giorni ci sono delle polemiche sullo spostamento dei fondi dalle bonifiche all'acciaieria, quindi la situazione è veramente sempre molto complicato, soprattutto quando si parla di Taranto, soprattutto quando si parla di politiche, di tutela ambientale, tutela delle persone. Quindi noi siamo qui, noi aspettiamo, insomma, perché purtroppo il territorio oggi, soprattutto il Comune di Taranto, oggi senza la guida del sindaco, dell'amministrazione, non ha la capacità di incidere tantissimo, di essere rappresentato ai tavoli istituzionali. Però la situazione, diciamo, è molto migliore rispetto a qualche anno fa, sicuramente ancora non ottimale, sicuramente bisogna fare tantissimo perché Taranto è una città che merita e che deve essere accompagnata in questo percorso di transizione. Dice Papa Francesco che soli non andiamo da nessuna parte. In merito a questo processo di transizione ecologica che Taranto ha avviato quasi come fosse un riscatto, ti chiedo Marco, come le settimane sociali hanno o potranno indirizzare un cambiamento in questo senso? Io penso che l'hanno già fatto in parte, e diciamo da questa trasmissione, questa nostra chiacchierata è già un primo passo, cioè che è quello di dare voce, di raccontare e dare voce, che è la cosa più importante, e di rafforzare questo senso di appartenenza anche di cittadini che magari non sono di Taranto nei confronti di Taranto, perché c'è bisogno di aumentare il livello di solidarietà nei confronti di questo territorio, che è un territorio che è stato per anni oggetto di sfregi e di problematiche che ha necessità di risollevare la testa. E questo ovviamente, come dici tu, non si può fare da soli. C'è bisogno dell'aiuto di tutti e dare voce, anche far conoscere solamente questo percorso, fare in modo che si cominci a ragionare, fare in modo che possa diventare un modello, che possa raccogliere anche delle adesioni da altri territori, da altri soggetti, da altri portatori di interesse. Questo è già una cosa, secondo me, molto importante. Si parla appunto di settimane sociali dei cattolici italiani, però questo delle settimane sociali è un mondo che ormai si è assolutamente allargato anche al mondo laico. Ecco, cosa ha significato per te essere scelto, cioè aver scelto l'Ecomuseo come una buona pratica di queste settimane sociali? Beh, significato sicuramente, vabbè, innanzitutto un grande onore, una grande opportunità di far conoscere un percorso lavorativo, un percorso di animazione territoriale. Non capita a tutti, io ho avuto questa grande fortuna, ma è anche stato un modo per conoscere anche un modo diverso di vedere il nostro lavoro, conoscere un modo diverso di come può essere interpretato quello che noi stiamo facendo, anche una chiave di lettura differente, che poi tanto differente non è, perché nel momento in cui parliamo di beni comuni, di tutela, di valorizzazione del patrimonio, del creato, delle tradizioni, il mondo laico e il mondo cattolico, insomma, hanno delle grandi affinità, anzi hanno la stessa cosa, perché si riconosce che il bene comune è una cosa importante, che stare insieme è una cosa importante, che tutelare il creato è una delle cose più importanti, anzi forse è la cosa più importante, perché è la cosa che ci aiuta a vivere bene, ad avere relazioni sociali e a vivere in maniera dignitosa. Ecco.
Dunque, abbiamo parlato di ambiente, lavoro, tocchiamo l'ultimo punto che era il tema delle settimane sociali, il futuro. Quale futuro per il Mar Piccolo di Taranto? Questa è una domanda molto complicata, però il futuro che noi stiamo immaginando è quello che noi stiamo costruendo. È un futuro di transizione ecologica, è un futuro che vede al passato, quindi guarda alla mitilicoltura, guarda alle tradizioni, guarda alle storie, alle leggende che circondano questo territorio, però volge lo sguardo verso le nuove tecnologie, verso la sostenibilità, verso la transizione ecologica. Puntare avanti sempre, ma rispettando la storia e l'identità di questi luoghi. Questo è quello che non ci aspettiamo. È una meravigliosa commistione di tradizione e innovazione, quindi il nostro augurio è che comunque tu possa andare avanti con i tuoi progetti e possa avere il supporto e l'aiuto di quante più organizzazioni, filiere, enti possibile. Ti ringraziamo per il tuo tempo, per le tue parole, Marco. Grazie a voi, grazie a voi. E auguriamo ai nostri radioascoltatori una buona giornata. Ciao a tutti.